Ulisse, la fiamma parlante. Raggiunsero un nuovo ponte e lì, guardando in basso, videro una fossa buia, piena di luci, come tante piccole lucciole. Erano fiammelle, così agitate che sembrava volessero parlare. Curioso, Dantino si sporse per osservarle meglio e chiese a Virgilio se poteva incontrare qualcuna di loro. Videro che una fiammella aveva come due lingue e Virgilio le pregò di raccontare la loro storia. Così una disse di essere l'antico eroe greco Ulisse. E mentre i due amici ascoltavano attenti, proseguì: avevo viaggiato tanti anni per mare e anche se ormai vecchio, il desiderio di conoscere il mondo era rimasto in me così forte che convinsi i miei compagni a proseguire e a navigare nell'oceano, fino a dove il sole tramonta e nessuno era mai arrivato. Navigammo a lungo e infine giungemmo a un'altissima montagna scura. Fummo pazzi di gioia per aver trovato una nuova terra sconosciuta. Ma proprio allora un vortice improvviso, sorto non si sa come dal mare, inghiottì noi e la nostra nave. Dantino incontra Lucifero ed esce dall'inferno a rivedere le stelle. Quando Ugolino ebbe finito di raccontare la sua storia, i due bambini ripresero a camminare sul lago ghiacciato. Erano arrivati in fondo all'imbuto dell'inferno, dove tirava un vento forte e freddo freddo. Videro una creatura enorme, 10 volte più grande dei giganti che avevano appena incontrato. Era Lucifero. Fuori dal ghiaccio c'era solo metà del suo corpo e da dietro spuntavano delle grandi ali di pipistrello. Il mostro aveva una sola testa, ma con 3 facce di colori diversi. Una era rossa, una giallastra e una nera. Le 3 bocche mangiavano senza mai fermarsi, corpi e ossa. Dantino si spaventò tanto nel vedere quella scena e Virgilio dovette rassicurarlo. Per uscire da quel luogo bruttissimo, i due piccoli viandanti dovettero arrampicarsi sulle gambe pelose di Lucifero. Figuriamoci la paura! Appena scesi da quel corpo gigantesco, Virgilio guidò Dantino verso una strettissima e lunga galleria in salita, di cui non si vedeva l'uscita.
Il cammino fu lungo e faticoso, ma dopo tanto sforzo i due piccoli amici uscirono dall'inferno e guardando in alto rividero finalmente le stelle.